Dalla dimensione social alla realtà quotidiana con tutte le sue problematiche e anche le possibili soluzioni. Un gruppo dove discutere, confrontarsi, informare e informarsi, avanzare proposte, lanciare progetti, sviluppare idee. Il tutto avendo esclusivamente a cuore l'amore per Potenza, fieri di esserne cittadini. Cittadinanza Potentina è essenzialmente ed è a tutti gli effetti un gruppo Facebook. Conta oltre 2500 iscritti, in buona parte attivi, nel senso che partecipano, contribuiscono con commenti, idee, proposte e quant'altro a quello che è il dibattito civico che anima da sempre il gruppo. Nel 2019 mi è venuta l'idea di creare questo gruppo per due motivi. Uno, far nascere e alimentare sempre di più un civismo dal basso che renda partecipi tutti i cittadini che ne hanno voglia ai fini della presentazione di proposte, progetti e idee all'amministrazione, ma un po' a tutta la politica in senso lato. E in secondo luogo porre in essere tutta una serie di iniziative volte a valorizzare, scoprire o riscoprire la storia e l'identità potentina, che però non sfoci, diciamo, in una sorta di nazionalismo, quindi un'identità orgogliosa ma non elitaria. Tra le più recenti iniziative, il manifesto condiviso, proposte, idee e progetti direttamente dai cittadini, un vero e proprio viaggio civico con focus tematici. Partecipazione, turismo, verde pubblico, cultura e associazionismo, centro storico, zone e quartieri periferici e contrade, infrastrutture e opere pubbliche, potenza sociale, sport. Gli ambiti di questa riflessione da cui generare proposte e i promotori ci spiegano così alcune di queste priorità. Io in particolare ho scelto, anche per il tipo di lavoro che ho fatto finora, di occuparmi delle politiche culturali. Le associazioni culturali di Potenza chiedono semplicemente di essere ascoltate, quindi nel manifesto chiediamo che venga istituita una consulta delle associazioni culturali che possa essere appunto fonte anche di programmazione e progettazione rispetto alle cose che fa il Comune, e chiediamo anche che periodicamente, una volta all'anno, una volta ogni due anni, si riuniscano degli stati generali delle associazioni nelle quali fare il punto della situazione e pensare alla programmazione delle nuove attività da fare insieme. Chiederemmo anche la possibilità di avere un posto dove stare. Ci sono tanti immobili abbandonati in città e quindi ci sarebbe bello se si potesse utilizzare uno di questi posti, perché sai, le associazioni poi quando lavorano insieme riescono a farsi venire idee che magari lavorando da sole non hanno. E infine l'ultima cosa che abbiamo scritto nel manifesto, che è un'esigenza sentita da molti, è quella di uno sportello del comune per gli eventi culturali, in maniera tale che chi vuole organizzare un evento, piccolo o grande che sia, non debba impazzire sbattendo come una falena tra tutti gli uffici, tra i vari permessi che servono, sicurezza eccetera, ma possa avere un unico punto di riferimento dove fare tutto quello che serve, insomma tutti i documenti che servono. Questa città purtroppo è carente dal punto di vista sociale di moltissime cose. Facciamo degli esempi, no? Per le persone portatori di handicap i percorsi sono veramente una corsa ad ostacoli. Parliamo di politiche sociali per quanto riguarda per esempio le dipendenze. Non facciamo una politica di prevenzione. No? Ma non interveniamo nemmeno quando comunque succedono fatti tipo quella tredicenne che è stata ricoverata in coma etilico. Quindi ci sono tutti questi temi che purtroppo vorremmo più attenzione da parte dell'amministrazione comunale, perché finiranno veramente per condizionare la vita di tutti. Fare dei percorsi per esempio per persone che hanno problemi di handicap, liberare più o meno i percorsi che potrebbero facilitare la vita di queste persone, ma anche di una donna col carrozzino, gli autobus, che non ce n'è uno che si adatta a portare una persona in carrozzella. Sono la referente per quanto riguarda l'area ambientale e la gestione del randagismo a livello, diciamo, per quello che è stato stabilito con il manifesto. Quindi la nostra intenzione è quella di riuscire a trovare, ad aprire un dialogo, e quello su cui vorremmo
battere è la formazione, perché c'è tanto anche a livello locale, territoriale, per quanto riguarda il randagismo, per esempio, di educatori, veterinari, volontari, ma per poter fare questo è necessario che l'amministrazione, le forze politiche si aprano al colloquio, al dialogo e anche all'esterno, perché la formazione va fatta con scuole e enti terzi che sono più preparati, che hanno esperienza da questo punto di vista. Così per quanto riguarda in ambito ambientale, ci sono tante criticità, tanti a livello di parchi, a livello di gestione, e anche qui ci sono delle forze a livello territoriale che vanno aiutate e vanno ascoltate in quelle che sono le necessità. Noi vorremmo appunto creare quel canale di congiunzione fra le persone, fra i cittadini e l'amministrazione. Di conseguenza partecipazione significa coinvolgere maggiormente i cittadini rispetto a quelli che sono i problemi, le tematiche specifiche della città, e per sottoporle all'amministrazione affinché si possano poi prendere, intanto tracciare una mappatura di quelli che sono i bisogni che evidenziano i cittadini, per poi riuscire anche ad avere delle risposte esaustive dall'amministrazione. I comitati di quartiere, che tempo fa erano assolutamente uno strumento partecipato dei cittadini e molto attivo, cosa che adesso ultimamente si è persa anche per tutta una serie di motivi che adesso non stiamo qui ad analizzare, però si potrebbe cercare di riprendere questo discorso, rivalorizzare, rivalutare con la volontà del comune i comitati di quartiere per quanto riguarda la città di Potenza, e metterli in rete anche con dei comitati e dei rappresentanti delle contrade, per poter cercare veramente di analizzare nello specifico quelle che sono determinate problematiche.